Ragazzi, oggi video haul sui miei acquisti. Dunque, oggi sono andata un po' in negozio, in centro commerciale qui di fianco a casa mia. Dunque, a 5 minuti a piedi ho un centro commerciale grande. Quindi sono andata a fare un giretto con una mia amica e ho preso due o tre cosine. Allora, innanzitutto faccio vedere dentro al Carrefour che cosa ho preso. Due cose proprio. E sono... Vabbè, i Lines E, che sono quelli che utilizzo io, sono costosissimi perché sono quelli Lactiflex morbidi e vabbè, lasciamo stare questo. Però costano ma li compro perché mi trovo bene, sono 10. Ok. Se vi interessa per il prezzo perché dovrei averlo scontrino da qualche parte, comunque sui 4 euro sicuro. Poi ho trovato finalmente la full size delle Fresh and Clean, queste qui che vi chiedevo, che avevo provato quelle piccoline, con latte di orchidea. E anche queste costano quasi 5 euro e sono... E sono 60. Beh, comunque dentro ce n'è tante perché è grande il pacco, però costano abbastanza. E mi piacciono un sacco e poi soprattutto perché hanno la chiusura in plastica così non si seccano. Poi mi hanno dato un buono sconto da 5 euro, vabbè. E niente, poi sono andata in un negozio che si chiama La Bottega Rosa e praticamente vendono scarpe, sciarpe, qualche maglietta, bijou, braccialetti, insomma c'è un po' di tutto. E ho comprato questa cuffia qui blu. Così l'abbino anche alla mia giacca, che è anche un po' di blu. Poi per cambiare un po' colore, perché ne ho già una che è praticamente uguale, ma è grigia. E ho deciso di prenderne un'altra, perché mi trovo molto bene. Questa qui ha appunto le perline in tutti i lati. E ve la faccio vedere indosso così. Ta-da! Oppala! Vai giù. E sono quelle che scendono un po' dietro, infatti mi piace per quello. E questa qui l'ho pagata. Dov'è il prezzo? Oddio. C'era scritto, l'avevo visto. Comunque 12 euro, ragazze. 12 euro questa qui. Poi sono andata dai cinesi, che c'è un negozio gigantesco sferico di abbigliamento. E ho comprato queste mutandine. Erano a soltanto 1,50 euro al paio, quindi io ho detto vabbè, ne prendo tre perché sono così carine. E poi per questo prezzo, insomma, al mercato alla fine spendi di più. Sono penso di cotone perché mi sembra cotone, ma elasticizzato. Queste sono taglia M e c'è scritto nel bordino I love you, nere, grigie. E questo bellissimo rosa. Troppo carino. Per finire, non ho acquistato vestiti o maglie in saldo, ma ho visto quella, diciamo, primaverile della nuova collezione che è arrivata adesso. E mi piaceva troppo la scritta che rispecchia un po' me. Quindi quando ho letto quella scritta ho detto questa maglia devo prenderla. Anche se non è in sconto. Ed è questa bellissima felpona. Con scritto Shopping is the new hobby. Quindi lo shopping è un nuovo hobby perché io sono un amante dello shopping. Sono veramente, veramente spendacciona. Quindi vabbè. E niente, ho preso questa perché mi rispecchia un sacco. E poi mi piaceva troppo il disegno dei fiorellini in blu, col blu elettrico un po' qui. È carina. Elasticizzata, non è 100% cotone, però è... Vediamo, materiale, c'era un po' di cotone ma non tanto, più che altro poliestere, peccato. Sì, 60 di poliestere, 34 di cotone, 6 di elastico. Comunque vabbè, per la primavera è carina, ma anche da usare adesso, alla fine si può usare, non è che sia un freddo da non resistere. Questa qui. Ultima cosa, sono andata da Gigliola Sport a prendere il regalo di compleanno del mio ragazzo e l'avevo prenotato perché mancava il numero, se lo sono fatti mandare da un'altra sede.
Però purtroppo, cioè, è impacchettato, ve lo devo far vedere in foto su internet, questo qui, il pacchettino. È mia sorella che è agitata. Ok. Allora, le scarpe che gli ho acquistato sono le Converse Prolator, quelle nuove, in color rosso, queste qui. Sono troppo carine, non potevo non prendergliele. Dato che lui non ha più Converse, ma adesso sta usando delle Nike e delle Geox. Però non mi piacciono molto le Geox come sono. Sono più poco giovanili, insomma. Quindi gli ho acquistato queste che sono stupende. E niente, questo è tutto su quanto riguarda gli acquisti di oggi. Vi saluto, un bacione, ciao!